qui questo. Dunque, ristorante dei fratelli Strangers, che è veramente un veramente a Cittanova. Il signore, naturalmente abbiamo anche la signora, signor Cantarella, è una persona veramente, persone squisite veramente. E voi dite, per fare questa serata a Cittanova non è stato a complemento, diciamo questo applauso. E diciamo anche ai telespettatori del Viola, la sua voce del vivo, posso ritornare un'altra volta su Milano. Viola, tanto piacere organizzare il spettacolo di signor Cantarella, perché naturalmente non perché è presente, vorrei dire, ma che l'una e 24, no, di giorno, di notte, che sì. E come dicevo, diciamo, sono contentissimo questa sera, vedete quando unisco e 200 a botta, esatto, andata e ritorno, noi l'abbiamo fatto insieme, così, ecco, divise, ecco. Quindi per organizzare questa serata, chi in aereo, chi in macchina, quindi è stata veramente... Sì, perché noi anche fra l'altro suoniamo in un locale, diciamo, quasi nostro, a Genova, dove dobbiamo ritornare su praticamente ora, finiamo di mangiare questa pasta e fagioli, quindi... stupendo, montiamo gli strumenti e suoniamo. Alfio Cantarella parte e va a Milano. Io infatti ho detto io, con... Esatto, vorrebbero anche sapere, anche perché l'hanno visto sempre in televisione, ecco, parlare un pochettino. Modo di arrangiare determinati pezzi. Andandomene via, io mi sono portato dietro tutta questa fetta di pubblico, diciamo, perciò li ho lasciati scalzi. Poi, carissimo amico, pure di Pupo, il noto cantante. Il problema perché, dunque, sono nata innanzitutto a Taranto, quindi sono una del sud e amo profondamente la mia terra, la difendo, la canterò anche, l'ho cantata fino adesso. E poi, se vuoi sapere poi la data, beh, come ho detto prima, non c'è problema, il 3 febbraio del 60, sono un acquario, che altro vuoi sapere? Basta così. La prima serata che fa in Calabria, sei stata altre volte? Sono stata parecchie volte, forse una delle terre che mi ama di più, che mi ha scoperta prima, devo dire, ha questo primato. Bene, e noi ne siamo fieri. Noi sappiamo che le serate organizzate dalla...